Bianco rosso è il colore, bianco rosso è l'amore. biancorossi.net, biancorossi.net. Va ricordato a tutti che Vicenza diventa il Lanerossi Vicenza quando tutti hanno il cuore biancorosso. Vicenza! Vicenza! Il Lane live su Radio Vicenza. Radio cronaca della partita, emozioni e commenti in collaborazione con biancorossi.net. Inizio diverso questa sera, non partiamo con gli highlights di Corrado Ferretto perché il Vicenza dopo la sconfitta di Brescia cercava la vittoria in casa e invece è arrivato il 4-1, il pokerissimo servito dal Perugia. Tutta la puntata ce l'avremo per parlare di quanto successo, delle condizioni della Vicenza Calcio. Lo facciamo in questa puntata di Extra Lane in mia compagnia, Giovanni Barcaro e tutta la redazione di biancorossi.net, anche con i vostri messaggi al 371 1200 116. Ma come sempre al giovedì, prima di tutto guardiamo avanti, guardiamo quello che sarà la prossima partita del Vicenza. Si torna in campo sabato e lo si fa in Sicilia contro il Trapani, una sfida recente visto che è la quarta stagione in Serie B per la formazione di Trapani. Due di queste le ha vissute anche un certo Daniele Martinelli, che a Vicenza ha fatto la storia, o quasi, dal 2005 al 2013, 8 stagioni in campionato, è settimo nella lista all time in biancorosso. E allora una buonasera, un ben trovato a Daniele Martinelli. Ciao Daniele. Buonasera a tutti, ciao. Sei diviso tra Vicenza e Trapani, queste due squadre che in realtà si trovano nei bassi fondi della classifica. Che spiegazioni dai da una parte e dall'altra, tu che hai vissuto entrambi gli ambienti? Ma è una situazione che all'inizio dell'anno non mi aspettavo, per entrambe le formazioni. Forse un po' più da parte del Trapani, perché comunque dopo l'annata dell'anno scorso che ha sfiorato la Serie A, forse ha pagato un po', diciamo, l'entusiasmo e le aspettative, il colpo psicologico, come tra l'altro è capitato lo scorso anno a Vicenza, e qualche giocatore è andato via importante. Anche Latina 2 anni fa aveva fatto più o meno la stessa, esatto, cosa. Secondo te è, esatto, una questione di piazza, è una questione di appagamento, è una questione di conoscere i propri limiti e quindi sapere che si può arrivare molto in alto? Non si sa, ma molto probabilmente quando una squadra che all'inizio non punta, fa più di quello che era l'obiettivo di inizio stagione, l'anno dopo paga dazio, perché non è, magari il Trapani non è abituato a certi tipi di classifiche, quest'anno ha pagato un po' di scotto, magari anche le aspettative ne erano più alte, all'inizio della partita dell'anno hanno fatto qualche meno punti di quelli che si aspettavano e quindi sono entrati un po' in mancanza di fiducia dei propri mezzi. E proprio in funzione di questo, secondo te, tu che conosci appunto la piazza, il pubblico, il tifo di Trapani, possono essere d'aiuto o mettono ancora più in difficoltà per una maggiore pressione? Ma il pubblico di Trapani, devo dire che come quello di Vicenza, sono straordinari. Non hanno mai fatto mancare l'apporto durante i 90 minuti e non mettono quella pressione durante la settimana così esasperati. Sono stato a Trapani l'altra settimana, quando c'è stato il turno settimanale, che ho visto la partita vinta col Benevento e sono stati veramente encomiabili i tifosi. Ma anche le altre partite mi hanno detto che, vabbè, a parte qualche fischio alla fine, dopo magari ci può stare, però durante i 90 minuti hanno sempre dato carica alla squadra, quindi da quel lato lì penso che gli aiuteranno. Poi è normale che è una partita delicata e per tutte e due le squadre, quindi tutto è possibile. Tu, se non sbaglio, sei ancora nell'ambiente Trapani come
osservatore, correggimi se sbaglio, sì. Immagino che tu abbia visto un po' di squadre di Serie B, ma anche il Trapani, come mi hai detto nel turno infrasettimanale. Secondo te è un problema solo di un meccanismo che sia un attimo inceppato anche nella testa dei giocatori, o effettivamente ci sono delle carenze rispetto all'anno scorso? Ma sicuramente hanno perso 2-3 giocatori che l'anno scorso hanno fatto un campionato strepitoso, che sono Perticone, Conamiglio e Eramo. Poi lo stesso Petkovic e Cito hanno iniziato la stagione con qualche acciacco un po' fisico, come tra l'altro ha avuto anche Vicenza parecchi problemi fisici. E poi quando comunque i risultati, anche se fai buone prestazioni, non arrivano, la mente pensa un po' a tutto e si comincia a perdere un po' di fiducia dei propri mezzi, che per giocare alla fine è la cosa principale. Quando uno ha fiducia nelle proprie qualità, riesce a fare sempre di più. Purtroppo sbaglio, o è una cosa che ti è successa anche alle squadre con cui hai vissuto gli 8 anni in biancorosso, nel senso che, come ho detto, 264 presenze con la maglia biancorossa, però senza troppi risultati esaltanti, purtroppo. Esatto, quindi io purtroppo conosco bene magari questi tipi di situazioni, questi tipi di ambienti che si possono trovare, e questi stati d'animo che possono vivere i giocatori. Quindi molte volte basta magari un episodio per cambiare il volto di una partita e di conseguenza di una stagione. Bisoli, secondo te, potrebbe essere, può essere l'allenatore giusto per il Vicenza? Bisoli è un allenatore che ha sempre fatto abbastanza bene, ha vinto 2 campionati a Cesena, quindi è un giocatore affidabile. Poi quando è arrivato, penso che il Vicenza, a parte l'ultima partita, abbia sempre dimostrato di giocarsela sul campo con tutto, ha fatto risultati e magari sabato è stato un passo falso. A Trapani invece fiducia a Cosmi? A Trapani fiducia a Cosmi, perché comunque a parte 2-3 partite che dove la squadra proprio ha fatto fatica, soprattutto inizio anno, le prestazioni c'erano, e anche a Verona comunque, fino al vantaggio del Verona, però ci sta che a Verona si può perdere, diciamo, con la squadra comunque favorita. La squadra ha dimostrato una buona vita per tenere il campo, quindi penso che Cosmi non ci abbia timore di essere mandato via. Hai nominato il Verona, tu appunto da conoscitore di questa Serie B, abbiamo già girato la metà del girone di andata, quali sorprese hai visto fino adesso, cosa non ti aspettavi della classifica attuale? Non mi aspettavo sicuramente il Trapani ultimo, invece penso che il Verona sta dimostrando di essere la squadra più forte del campionato, anche sul terreno di gioco. Gli altri anni magari le squadre favorite erano prime, ma vincevano perché erano più forti, mentre il Verona quest'anno gioca anche bene a calcio, quindi penso che siano lì sia perché sono forti sia perché se lo stanno meritando. Ti chiudo con le squadre che secondo me non sono più forti, se parliamo in questo momento sono a livello a metà classifica, che non sono così più forti di Vicenza Trapani. Confidiamo in una salvezza per entrambi a fine stagione, ma per sabato invece un pareggio potrebbe andare bene a entrambe? Purtroppo secondo me in questo momento sicuramente perdere non fa bene a nessuno delle due. Il pareggio può andare meglio magari al Vicenza perché gioca fuori casa, però penso che per la posizione di classifica che si trovano le squadre devono cercare di vincerla a tutti i costi, perché comunque non bisogna mai staccarsi dalle parti, è meglio non staccarsi dal gruppetto. Dal gruppone salvezza, assolutamente d'accordo con Daniele Martinelli. Quindi sono in una situazione un po' delicata perché vorrei che vincessero tutte e due, ma purtroppo non si può, e il pareggio purtroppo non è un risultato che potrebbe andare bene per tutte e due le squadre. Sono d'accordo. Daniele, io ti devo salutare perché siamo agli sgoccioli di questa prima parte. Ti ringrazio molto e in bocca al lupo per il proseguo della tua stagione. Grazie.
Ringraziamo allora Daniele Martinelli e noi ci risentiamo fra poco anche con i messaggi degli ascoltatori al 371-1200-116. Vicenza! Vicenza! Il Lane live su Radio Vicenza. Radio cronaca della partita, emozioni e commenti in collaborazione con biancorossi.net. Gennaio è lontano, noi dobbiamo intervenire da domani per cercare di tirar fuori il 10% in più da ogni giocatore che oggi abbiamo a disposizione. Poi, come ha detto il Presidente, nel mese di gennaio, se ci sarà da fare dei correttivi, sicuramente non ci tireremo dietro. E questo era il direttore sportivo della Vicenza, Antonio Tesoro, nell'immediato dopo gara dell'1-4 contro il Perugia, la sconfitta cocente dopo il KO di Brescia. Prima abbiamo parlato con Daniele Martinelli, doppio ex, di quello che sarà il match di dopodomani al provinciale di Erice contro il Trapani. Adesso torniamo un attimo indietro e lo facciamo con chi ci ha raccontato la gara del Menti, l'1-4 contro il Perugia. Allora diamo il buonasera, ben ritrovato a Corrado Ferretto. Ciao Corrado. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Cosa è, non ha funzionato? Facciamo la domanda semplice contro il Perugia. Ci si aspettava una prova convincente anche per come l'aveva preparata in settimana Bisoli, che ci teneva tanto, poi hai raccontato tu anche sulle pagine di biancorossi.net una rifinitura in cui in realtà l'allenatore si è arrabbiato e di più, e poi un KO senza alcun appello. Guarda, credo che prima di tutto bisogna fare complimenti all'avversario, perché poi spesso ci si dimentica che si gioca contro un'altra squadra che magari a volte gioca bene, a volte gioca male, ma senza dubbio molto dipende anche da quello che fa l'avversario. E quello che non ha funzionato nel Vicenza è stato che c'era troppa paura, troppo timore e poca capacità di andare a reagire a una situazione difficile, perché tu un gol insomma lo puoi anche subire, il calcio succede e succede spesso. È chiaro che se poi dopo il gol smetti di giocare come se la partita fosse già persa, è normale che gli avversari ti mettono sotto e ne approfittino. Credo che sia mancata proprio quella capacità di andare contro una situazione che stava diventando difficile per un Vicenza che ahimè ritengo abbia pagato tanto la scopola, la beffa di Brescia, dove insomma vista e rivista anche in TV la partita, senza dubbio non si meritava di vincere, perché il Brescia nella ripresa ha fatto sicuramente bene, ma non si meritava nemmeno di perdere per le occasioni create, insomma, alla fine. Su questo aspetto l'ha detto anche Tesoro, dopo lo andremo ad ascoltare, che la batosta di Brescia ha pesato di più di quanto si aspettavano. È anche da quel punto di vista una squadra fragile psicologicamente, manca qualche uomo magari spogliatoio di personalità? Guarda, se ti ricordi a fine gara a Brescia, un tasto che proprio ho battuto molto era proprio questo, anche perché storicamente queste sono sconfitte che poi una squadra si porta dietro. Abbiamo sentito, mi pare ieri o l'altro ieri, Stefan Svok, che ha messo il dito sul concetto di personalità. Questa squadra ha, a mio personalissimo parere, un giocatore di grande personalità, che è Benussi. Poi onestamente ha un signore che in campo si fa rispettare, ma è un leader abbastanza silenzioso, poi ha un carattere abbastanza particolare. Poi onestamente un leader potrebbe diventarlo Bellomo, un gruppo in cui però altri giocatori di personalità non ce ne sono. Da questo punto di vista mi aspettavo molto di più da Zaccardo, che speravo, contavo potesse essere un nuovo Manfredini, proprio per l'aspetto caratteriale. E invece mi pare che sia un giocatore che da quel punto di vista fa il suo, sta al suo posto, il suo passato importante, la sua storia, la sua esperienza
la mette a disposizione del gruppo, ma in maniera abbastanza, diciamo, silenziosa, e quindi non è quel giocatore che può dare quella personalità e quella convinzione anche ai compagni, che credo un po' tutti si aspettavano, si auguravano. E per quanto riguarda i singoli, Corrado, nel senso, mi leggo al messaggio di Mattia che ci ha scritto al 371-1200-116, è più forte l'attacco del Leodari in eccellenza, facendo riferimento a Sgrigna, rispetto al nostro? Ma sai, io credo che bisognerebbe registrare tutti i messaggi che si scrivono e poi andarseli a rileggere, perché ci si farebbe delle grandi e belle risate adesso, indipendentemente dal messaggio del nostro ascoltatore, perché purtroppo ho una trentina di campionati da giornalista sulle spalle, ma ne ho anche diciamo una diciamo più di 10 da tifoso, e quindi ne ho visti di tutti i colori, ma non voglio dire, per cui sono giudizi che lasciano un po' il tempo che trovano. Sicuramente in questo momento Vicenza fa fatica a segnare, ma dare le colpe solo all'attacco vorrebbe dire capire anche onestamente poco di calcio, perché mi pare che a Brescia il Vicenza abbia avuto, ma senza nessuna esagerazione, 5 occasioni di gol clamorose. Allora, voglio dire, chi le ha sbagliate? Una attaccante, Rajcevic, e altre le hanno sbagliate altri giocatori. Per cui quando si parla di attacco, si parla di tutta la formazione, e poi capiterà che magari fai 2 tiri, 2 gol, come insomma, è successo altre volte. Insomma, basta andare un poco lontano, 2 anni fa, quando insomma, Marino arrivò a prendere in mano il Vicenza, credo di avere ancora almeno 200 messaggi proprio la giornata prima in cui arrivasse Marino, per cui il Vicenza era una squadraccia che non si sarebbe mai salvata, nemmeno con Mourinho. Poi sappiamo che insomma quel Vicenza ha sfiorato la Serie A. Ecco, e allora Corrado, venendo... è stata costruita per la salvezza, non c'è dubbio. Se poi, voglio dire, c'è qualcuno che al 3 di novembre vuole già arrendersi e alzare la bandiera bianca, ha tutto il diritto di farlo. Io credo che insomma questo campionato sarà ancora molto lungo e ne vedremo sicuramente tante, con alti e bassi, con tante situazioni che voglio dire, come ogni campionato di Serie B ogni anno poi concede. Venendo alla formazione, allora, visto che l'hai citata, in questa settimana Mister Bisoli ha provato una sorta di 3-5-2, 3-5-1-1 con Vita, Giacomelli a supporto di Rajcevic, con dietro Adesio, Esposito, Bogdan, e quindi Zaccardo ancora una volta, al di là che domani c'è la rifinitura a Grisignano, con Zaccardo dicevo che ancora una volta viene accantonato. Le domande sono due: perché il Vicenza deve sempre adattarsi o comunque modificarsi in base all'avversario e non avere una propria identità, e dall'altra parte questo Zaccardo che non trova spazio nemmeno se si gioca a tre dietro? Ma non so se Bisoli sceglierà questo modulo, e soprattutto se lo sceglierà perché il Trapani gioca a 3-5-2, che poi insomma non è nemmeno proprio vero, perché anche Cosmi adotta un sistema di gioco che non è proprio il classico 3-5-2. Credo che la risposta è più semplice sia, uno, che Bisoli ha trovato una squadra da poco, non conosce i giocatori, ma ovviamente non conosce il gruppo, e sta cercando di trovare l'assetto migliore, anche se lui stesso l'ha detto e l'ha sempre fatto in passato, sono uno che cambia spesso, cambia anche nella stessa partita, da partita a partita, per cui insomma questo è un po' il suo modo di vedere il calcio. E per quanto riguarda invece il discorso Zaccardo, onestamente finora, come ho detto prima, è stato sicuramente una delusione, non tanto per il contributo in campo, che è stato ovviamente limitato, perché insomma se ha giocato così poco è normale che le colpe sono anche sue, che non ha saputo
mettersi in evidenza e guadagnarsi il posto da titolare, ma per quel contributo di esperienza, di personalità che ritengo anche la dirigenza si aspettasse da lui, e mi pare che in effetti poi non ci sia, ecco. Poi mi auguro che lo spogliatoio invece sia sicuramente un uomo importante, questo, quello che succede là dentro noi lo sappiamo, di sicuro quello che abbiamo visto in campo è di un giocatore che parla poco, che dà poche indicazioni, che si fa poco sentire, per il passato che ha, insomma, si aspettava molto di più. Indovina, finito il tempo anche stavolta, allora ti devo lasciare, ti ringrazio per averci dato queste pillole, purtroppo come sempre il tempo è troppo poco, ma ci risentiamo sabato fin dalle 14.30 con il tuo ampio prepartita direttamente da Trapani. Ciao, buonasera a tutti. Allora ringraziamo Corrado Ferretto, noi fra poco continuiamo dopo le informazioni con i vostri messaggi al 371-1200-116 parlando ancora di Trapani direttamente con chi il Trapani lo vive ogni giorno. Il Lane live su Radio Vicenza. Radio Cronaca della partita, emozioni e commenti in collaborazione con biancorossi.net. Di nuovo insieme questa Extra Lane, io sono Giovanni Barcaro, bravo Giacomo che ci ha scritto i pronostici, opinionista per un giorno, come sempre potete scriverci al 371-1200-116 o redazione@biancorossi.net per intervenire anche qui in direttamente in studio. Al telefono invece abbiamo il collega di Trapani, Nicola Rinaudo, a cui giro la considerazione di Scozzarella: giocando come a Verona non sarà facile salvarsi, è così Nicola? Edoardo, buonasera a voi, buonasera a tutti gli amici sportivi di Vicenza. Beh, Scozzarella, sollecitato anche dalle nostre domande del dopo partita e soprattutto facendo un po' una sorta di ideale parallelismo fra quella che è stata la stagione passata, che sapete tutti come è andata a finire, e quella che è adesso, attualmente, ha detto: certo è triste, tra virgolette, dovere giocare per avere come obiettivo quello di doversi salvare. È chiaro che lì c'è una situazione molto più profonda che forse trae origine dall'inizio di quest'estate, ma che non è chiaramente la spiegazione un po' di questo momento che è difficile che sta vivendo il Trapani, o meglio non è la sola spiegazione, ci sono tante altre cause e concause. Diciamo che il Trapani di Verona del primo tempo tutto sommato ha impressionato sufficientemente bene, anche perché a parte il decisivo infortunio di Guerrieri su quel tiro i 25 metri dell'attaccante Scaligero, è chiaro che forse non ci sarà stata mai la controprova, ma si sarebbe potuto chiudere sullo 0-0, anzi era stato forse il Trapani ad avere le due occasioni più nitide, quella prima con Visconti e poi con lo stesso Scozzarella, ma sul cui tiro è stato bravissimo Nicolas, l'ex di turno, a rifugiarsi in angolo. Il secondo tempo invece non è stato più quel Trapani che avevamo visto in maniera abbastanza dignitosa giocarsela da pari a pari col Verona. È stato il solito Trapani, per così dire, che è ripiombato un po' nell'oscurità, che è ripiombato in questa mancanza di identità. Siamo sicuramente d'accordo con lo stesso Scozzarella, così giocando in queste condizioni, soprattutto con questo spirito, con questo atteggiamento assolutamente arrendevole, in altre parole, se meglio vi piace, non vestendo la tuta da operaio, che è l'abito su misura che attiene al Trapani, una squadra che deve solo salvarsi, il Trapani non andrà da nessuna parte. Il ragionamento è giustissimo, specie considerando la Serie B, in casa forse quel vestito è stato messo un po' più spesso, perché se non sbaglio solo il Cittadella è riuscito a battervi tra le mura amiche, al di là del fatto che invece avete pareggiato anche tanto. Sì, diciamo che da questo punto di vista forse sul piano dei risultati c'è stato qualcosa in più, anche sotto il profilo delle prestazioni, però anche lì a intermittenza, troppo a intermittenza, si è vista, come dire, quella luce che ogni tanto si accendeva per pochi secondi, per pochi minuti, e poi ritornava a spegnersi con una disarmante puntualità. Sarà un problema di testa, come dice Cosby, e non un problema tecnico e tattico, però è chiaro che il Trapani, ricordiamolo, quest'estate, dopo la conclusione dello scorso campionato, aveva in mente in origine di fare dei ritocchi, ma poi si è ritrovato a fare dei restauri d'organico, e come sapete benissimo i restauri
incidono sicuramente di più in maniera più profonda e ci vuole più tempo per assorbirli. Questa chiaramente non deve essere una scusa, non ci devono essere alibi per questa squadra, anche in un contesto più generale, perché bisogna poi rapportarsi a quello che è la dimensione della squadra singola di cui stiamo parlando e tutto va tarato su quella che è poi la dimensione o la cifra tecnica di questo campionato, che comunque non sembra elevatissima, e questo potrebbe essere, come dire, in una ipotesi di risalita di classifica. Ecco, diciamo che anche le altre squadre, quelle della stessa fascia del Trapani, potrebbero dare indirettamente una mano. Se poi, ribadiamo ancora una volta, nel primo tempo della partita del Bentegodi non si sono visti assolutamente i 14 punti che separavano, ora sono 17 fra la prima e l'ultima, questa è un po' come dire, la controprova di quello che abbiamo appena esposto. Venendo invece alla partita di sabato, quali sono le condizioni di Coronado, Rizzato, Balagia, se c'è qualcun altro fuori, e che Trapani vedremo in campo a livello di 11 e anche di modulo? Ma intanto le condizioni di Coronado lo danno ancora in fase di recupero, per cui non ci sarà molto probabilmente. Oggi è giovedì, sin d'ora possiamo dirvi che non dovrebbe essere ancora della partita, perché sta recuperando dall'infortunio che ha patito qualche settimana addietro. Per quanto riguarda Balasa, dovrebbe avere recuperato, però l'utilizzo che ne ha fatto Cosmi è stato davvero, come dire, quasi col contagocce. Rizzato invece dovrebbe avere recuperato da quella come dire, fastidio muscolare che a scopo precauzionale aveva indotto Cosmi a non utilizzarlo nella partita di Verona. Poi, per quanto riguarda lo schieramento tattico, molto probabilmente Cosmi non rinnegherà il 5-3-2, che poi diventa una sorta di 3-5-2 in fase di possesso palla, ovvero d'attacco, che anche contro il Vicenza si dovrebbe vedere. È un Vicenza che comunque verrà lì al provinciale smanioso di volersi riscattare del pesante rovescio casalingo patito appunto la settimana scorsa. Anche il Vicenza chiaramente non sta attraversando, nonostante il cambio d'allenatore, Bisolo al posto di Lerda, un momento sicuramente positivo, ma di questo ne parlerete voi che siete certamente più informati di noi qui e da Trapani. L'unica cosa che possiamo dire è che si tratterà a tutti gli effetti, anche se saremo solo alla 13ª di campionato, di un autentico pareggio salvezza, dove i punti in pario inizieranno a essere davvero pesantissimi. Ah sì, quei classici tre punti che valgono doppio. Nicola, noi siamo veramente di corsa, il tempo stringe, quindi ti ringraziamo per questa bella panoramica sul Trapani. E che dire, Martinelli, che abbiamo sentito a inizio trasmissione, ha detto: io spererei che vincessero entrambi, perché i tre punti servono a tutte e due le squadre. Purtroppo non sarà possibile, vedremo cosa succederà sabato. Sì, sicuramente, ripeto, sarà una partita, come dici tu, dal valore doppio, anche in virtù del fatto che la classifica è molto corta. Con tre punti fai sicuramente uno scatto in avanti e in ogni caso, nel caso del Trapani, sicuramente gli permetterebbe di abbandonare l'ultimo posto, di lasciarlo probabilmente ai biancorossi e veneti, ma chiaramente ci sarà la formazione di Bisoli che non ci starà, e quindi con un risultato positivo che vorrà issarsi un po' di più in classifica. Vedremo, sarà comunque una partita sicuramente aperta a qualunque soluzione. E allora lo scopriremo sabato. Io ringrazio Nicola Rinaudo per averci fatto compagnia, averci detto le ultime da Trapani, e noi ci risentiamo fra poco ancora insieme per presentare appunto il match della provinciale. Vicenza! Il Lane live su Radio Vicenza. Radio cronaca della partita, emozioni e commenti in collaborazione con biancorossi.net. Purtroppo oggi siamo mancati, c'è qualche campanello d'allarme che è suonato, che mi riferisco soprattutto a quello della personalità, perché è una squadra che si è mostrata molto fragile psicologicamente. Avevamo paura che la batosta di Brescia potesse avere qualche ripercussione, e ne ha avuto anche di più di quello che temevamo, perché già dai primi palloni, insomma, siamo scesi con la paura di giocare a calcio, e così, per salvarsi, che è l'obiettivo che abbiamo, poi diventa dura. Eravamo rimasti qui nell'analisi di Perugia-Vicenza, o meglio Vicenza-Perugia
1-4, stiamo presentando questa sera nella puntata di Extra Lane, in mia compagnia Giovanni Barcaro, il match di dopodomani contro il Trapani, proprio in terra siciliana. Dicevo, con Corrado Ferretto eravamo rimasti all'aspetto psicologico. Corrado Ferretto, che ritroviamo, non ci liberiamo di te, non ci lasci, e anzi cito proprio quello che hai detto tu nel dopogara di Perugia: adesso inizia il campionato salvezza, si va a Trapani, poi contro il Latina e poi di nuovo a Vercelli. Tre partite veramente importanti per la stagione del Vicenza, anche se siamo all'inizio, però sicuramente degli scontri diretti, Corrado. Beh, questo è il campionato che Vicenza doveva fare anche nelle previsioni, perché questa insomma è una squadra che l'hanno detto un po' tutti, ha come unico obiettivo quello di centrare la permanenza in Serie B per una lunga serie di motivi che insomma tutti conoscono: la riduzione del monte ingaggi, la necessità di andare a limare i costi, a pensare alla situazione di Vitoria che era pesantissima e che non è che improvvisamente ovviamente sia scomparsa, tutta una serie di cose che insomma sono note. È chiaro che in queste condizioni non si potesse pensare a una costruzione di una squadra che avesse chissà quali obiettivi, per cui almeno per quanto mi riguarda invece sta facendo il campionato di sofferenza che un po' insomma mi aspettavo. Magari poi è chiaro che la speranza è sempre quella di fare un po' meglio, di soffrire di meno. Poi sai, abbiamo visto tante volte nella Serie B che le situazioni si capovolgono e quindi insomma ci aspettiamo un po' di tutto, le sorprese sono all'ordine del giorno. È normale ed è chiaro che questo Vicenza insomma avrà come zona stabile della classifica, poi ci auguriamo magari di sbagliarci, ma la parte destra dove quando perdi le partite va in fondo, magari ne vinci una e ne pareggi una, sali un po', ma lì sarà fino alla fine in un campionato di sofferenza come era stato ampiamente annunciato alla vigilia. Importante però, Corrado, sia per il Trapani che per il Vicenza rimanere agganciato al gruppone. Sì, anche psicologicamente, sì. Intendo, vai in campo un attimo più sereno per lottare ogni volta. No, ma sai, quando sei in fondo sereno non lo sei mai. Chiaro. E questo vale per il Trapani come per il Vicenza. È una classifica molto corta perché insomma la salvezza ad oggi è a 2 punti, per cui credo che sia una classifica abbastanza schiacciata in un campionato che a livello tecnico è pari a quello dell'anno scorso, con diciamo una squadra che l'anno scorso era il Cagliari, quest'anno il Verona, che può fare diciamo la differenza, prendere il largo, poi altre 6-7 squadre di buon livello e diciamo una decina che lotterà per salvarsi, tra cui il Vicenza. E come ho detto a fine partita nella gara con il Perugia, se proprio bisognava perdere una partita nettamente, meglio perdere col Perugia, che rifaccio i complimenti a Bucchi per la sua squadra, per come ha giocato a Vicenza, che invece negli scontri diretti dove i punti si dice valgono doppio, poi sempre 3 sono se vinci, ma se li prendi li togli la diretta concorrente, quindi il concetto insomma è che sono molto molto importanti. Apro una parentesi proprio in linea diretta con i tifosi, con Luca che ci ha scritto al 371-1200-116. Io l'ho capito poco questo messaggio, allora te lo giro che magari tu lo interpreti meglio, perché ci scrive: perché Cernigoi, che a lungo è stata la prima riserva dell'attacco sia per Laerda che per Bisoli, improvvisamente è diventato persona non grata? E qui è il punto che non ho tanto capito. Come può un giocatore passare da buono a capro espiatorio nel giro di una notte? Cernigoi in realtà è il giocatore che più spesso è subentrato dalla panchina, ha avuto qualche chance in più rispetto agli altri, non vedo come possa essere persona non grata, ma magari tu hai qualche idea diversa. Guarda, non grata sicuramente no, senza dubbio. Diciamo che Bisoli, se riferimento alla conferenza stampa, è stato molto chiaro sulle caratteristiche del giocatore, allora mettiamolo così. No, ma guarda, è un giovane che, non dimentichiamo, lo scorso anno giocava in Serie D,
e il salto dalla Serie D alla Serie B è veramente notevole, insomma. A noi a Vicenza è arrivato il giocatore che ha fatto questo salto in maniera straordinaria e in maniera meno traumatica di tutti, e mi riferisco a Gavatti, che poi dopo due anni ha pure giocato in Serie A nella Sampdoria. Ma Gavatti è, diciamo, il giocatore un po' l'eccezione che conferma la regola, per cui è difficile che ci sia sotto per un giovane, quindi sì, è pur sempre un ventunenne Cernigoi. Sì, ma soprattutto ha poca esperienza. Poi, insomma, è chiaro che se fosse un giocatore di grandissime qualità sarebbe titolare. È un buonissimo giocatore, ha grandi margini di miglioramento anche a livello strutturale, a livello fisico. Mi pare che Bisoli gli abbia anche dato qualche chance, che ahimè Cernigoi non ha sfruttato proprio al massimo, ma non vedo che, insomma, sia tagliato fuori, sia è uno che se la può giocare, che ovviamente in questo momento magari Bisoli cerca anche, e purtroppo l'abbiamo detto prima, ce n'è poca di personalità in una squadra, e un giovane magari in queste condizioni si rischia anche di bruciarlo, quindi mi pare una scelta che vada anche a tutelare un po' il ragazzo, che non venga lanciato allo sbaraglio e non venga caricato di responsabilità che non sono nemmeno le sue. Ultima domanda, lapidario: che Vicenza ti aspetti a Trapani, che partita ti aspetti al provinciale? Ma guarda, due allenatori molto caratteriali, Cosmi e Bisoli, che credo imposteranno la partita dal punto di vista dell'agonismo, perché è un Trapani che anche lo scorso anno, quando nel giorno di ritorno, perché poi il bello del calcio quando ti giri indietro poi pensi a certe situazioni e dici, ma veramente non l'avrei mai detto. Vicenza lo scorso anno vinse 2-1 a Trapani, e a fine partita ci fu una pesante contestazione nei confronti del Trapani, e molti tifosi siciliani dissero, mi sa che quest'anno la B ce la scordiamo. Poi credo che per poco, pochissimo, e credo che se lo sarebbero anche meritato per il girone di ritorno straordinario che Trapani fece, hanno sfiorato la Serie A. Quindi mi aspetto una partita difficile, temo un risveglio del Trapani, che è vero quello che ha detto il collega siciliano, che ha perso dei giocatori importanti come Perticone ed Eramo, però gli altri 9-11 sono quelli che l'anno scorso, lo ribadisco ancora una volta, hanno sfiorato, ma veramente di pochissimo, la Serie A, perché se il portiere del Trapani non si addormenta, anche se è un termine brutto perché poi può capitare a tutti, a metà campo e non c'è quel gol straordinario in pallonetto, credo che Trapani avesse grandi chance di andare in Serie A. Questo per dire che la squadra dell'anno scorso, e che a volte il rendimento delle squadre dipende anche molto dall'aspetto mentale, dall'aspetto di una situazione che probabilmente un po' tutti a Trapani si aspettavano un campionato che fosse la continuazione di quello dell'anno scorso. Le aspettative e le pressioni hanno fatto sì che invece l'avvio del Trapani fosse molto difficile, ma è successo, se ricordiamo, a Latina, ma tutto sommato è successo lo scorso anno anche a Vicenza, quando un po' tutti dicevano che doveva ripetere la stagione dell'anno prima. Noi che andavamo dicendo questa squadra più di ottavo, decimo posto non può fare, eravamo criticatissimi, Giovanni ti ricordi, perché eravamo quelli che limitavano il Vicenza. Poi finì la squadra fin da tredicesima, tra mille sofferenze, a conferma del fatto che magari poi quando fai una stagione molto importante ripetersi è veramente difficile. Però ribadisco ancora una volta, 9-11 sono quelli che l'anno scorso hanno sfiorato la Serie A, e Brocchi tutti insieme immediatamente non possono essere diventati. E allora scopriremo che Trapani sarà sabato pomeriggio, insieme anche a Corrado Ferretto, che ringrazio e saluto. Corrado, ci sentiamo
sabato dalle 14.30 per le tue anteprime direttamente dal provinciale, poi la radiocronaca dalle 15 e come sempre le interviste post partita. Per oggi è veramente tutto, io ringrazio in particolare Corrado Ferretto e Daniele Scaramella per l'organizzazione di questa puntata di biancorossi.net sulle frequenze di Radio Vicenza, Manuel Varo per aver curato la regia di questo Extralane, vi lascio all'appuntamento con il direttore di Sport Vicentino Paolo Ambrosetti e le anteprime. E per questa sera è veramente tutto, l'appuntamento è per sabato dalle 14.30. Da parte di Giovanni Barcaro l'augurio di una buona serata rigorosamente a tinte biancorosse. Il Lane live su Radio Vicenza. Radio cronaca della partita, emozioni e commenti in collaborazione con biancorossi.net. Quella del calcio è l'unica forma di amore eterno che esiste al mondo. Chi è tifoso di una squadra lo resterà per tutta la vita. Potrà cambiare moglie, amante e partito politico, ma mai la sua squadra del cuore. Bianco rosso è il colore, bianco rosso è l'amore. Biancorossi.net. Forza Vicenza.